Girato, è entrato di traverso, ha colpito tutte le case fino ad arrivare alla strada Angelini e ha proseguito fino a via della Perugia. Abbiamo fatto una stima. Abbiamo fatto una stima su Cesano, tra Anas, Caserma e via dicendo, ci stanno circa 10 milioni di euro di danni. Solo noi sono 2 milioni e 500 mila. Adesso stiamo ricostruendo il villaggio, purtroppo ancora stiamo facendo dei lavori. 250 alberi perché la furia li ha devastati. Mentre stava dando da mangiare al cane. Noi abbiamo avuto la fortuna che i ragazzi erano fuori, perché io ho una comunità circa di 600 fissi, 1200 con i corsisti, un movimento per i corsisti, 1200 persone. Era domenica pomeriggio, fosse stato di feriale sarebbe stato un disastro, una strage. Mezz'ora dopo arrivava il treno da Roma della libera uscita. Il nostro pizzaiolo si è salvato per un puro miracolo, perché era dentro e un tronco di queste dimensioni, lui si è abbassato, ha preso la pagnottella per trovare la pizza e il tronco è entrato a tutta velocità e l'ha preso qui sul ginocchio, perché se fosse rimasto in giù l'avrebbe smontato, secondo me. Quindi è stata una fortuna immensa, perché si è sacrificato, come dice sempre Stefano, giustamente. E come ha ricordato in chiesa Don Federico. Sì, esatto. Un caso ha voluto che un uomo, che poi un militare in pensione, si sia veramente stato l'unica vittima di Cesano. Quando io sono arrivato qua, che è stato alle 7 di sera, che mi aveva chiamato Domenico Corrao dicendo che c'era un disastro a Cesano, ho fatto via di Baccanello e mentre arrivavo dicevo, vabbè, non c'è niente, no, perché la strada era tutta pulita. A 200 metri da via della stazione dei Ciani, la devastazione, ma centinaia e centinaia di alberi divelti, muri abbattuti, cioè uno è arrivato e ha detto oddio. Io lunedì mattina, lo stesso che ho dato, ma lunedì mattina senza parole, veramente senza parole, tutti gli alberi che hanno veramente fatto la parte devastante, soprattutto sulla strada, perché molti erano interni alla caserma, alcuni erano fuori, anche qui. La mattina stessa mi ha chiamato la direttrice, siamo venuti per cercare di dare una mano. Lo stesso Don non poteva uscire, i miei, come seghe, mi hanno aiutato per veramente situazioni inenarrabili. Però devo dire che poi la macchina si è messa subito in moto, e anche la solidarietà, che è la cosa più importante, e ha fatto la sua parte. Questo, devo dire, sono contento. Eccola, signora! Signora! Venga! Lei è una signora che aveva tutte le finestre rotte, non se ne è voluta andare di casa, però è voluta rimanere in casa. Sì, c'è la sindaca di Roma, vieni! No, lei non vede troppo bene, quindi... La signora carinissima aveva tutta casa di verta, Francesca, hanno riempito tutta la casa, tutte rotte. Signora, deve andare via, no, io resto a casa mia. Ed è voluto rimanere. Devo dire che è lo spirito che ha avuto tutta Cesano, quella di restare sul proprio territorio. Comunque i cittadini hanno tutti poi alla fine. Sì, ma sin da subito.
sin da subito. C'è una casa qua dietro, adesso per fortuna l'hanno riparata, praticamente il tetto, metà tetto, la tromba d'aria l'ha completamente alzato e spostato di 1,5 metri davanti, completamente alzato, il tetto intero. Allora abbiamo fatto uno studio, l'hai vista sulla relazione che poi sì. Ti ho mandato. Normalmente questi eventi hanno una classificazione che va da F come intensità, questo è Cesano E. Quindi F è distruzione totale, non si sarebbe salvato praticamente niente dalla furia devastante. Siamo stati fortunati che è stato un gradino al di sotto, il che chiaramente è stranissimo per le latitudini e per la zona dove ci troviamo noi, un fatto veramente inusuale. Mentre diciamo negli Stati Uniti d'America ce n'hanno uno al giorno, non dico uno al giorno. Ma quando hanno chiamato la protezione civile e le avvertivano, non ci credevano in senso buono, dicevano guardate che qui si sta devastando tutto, ha fatto come sta devastando, ma che c'è una bufera? No, c'è una tromba d'aria. Infatti sono arrivati tutti di corsa, i primi, le associazioni dei volontari sono arrivati sul territorio trovando questa devastazione totale. Continuava a piovere la sera per quell'evento. C'è anche un filmato tra l'altro di una telecamera di sicurezza che dà l'idea fuori dal bar che è di fronte alla caserma di quello che è successo. E là abbiamo avuto un altro ragazzo dei nostri, un altro miracolato, perché stava per entrare in macchina, l'hanno girato dentro, perché se fosse la macchina sua è stata sollevata, sarebbe molto più corto. Venga, sì. La signora dice che è la sindaca, signora. Lei non se ne voleva andare da me casa. Me l'hanno detto. Se ne voleva andare. È rimasta dentro. Ci sono rimasta ancora. Sì. Ho tutta la muffa, tutta l'antimuffa. Ringraziamo Dio. Bene. Non tanto bene. Ci sto. Resiste. Ecco. Grazie. Questa è l'altra vicina di casa. Ecco che arriva Francesca. Eccola. Francesca. Buongiorno. La conosci quella signora? Chi è questa signora? La conosci? Però visto che comunque anche qui insomma tutto è stato come dire riparato più presto con le forze dei cittadini e un pochino nostro abbiamo ora speriamo che qualcuno in alto si muova diciamo a derogare i fondi necessari. Speriamo, abbiamo bisogno. Ci incontriamo ancora per segnare. Ecco, è importante. Io quando passo di qua la voglio vedere.
sostenute dai cittadini, dai cittadini. Ma anche noi come amministrazione è quello che stiamo pagando i 2 milioni per darti l'idea, il conto è che questa strada era completamente coperta da loro, completamente coperta. Adesso da un po' di tempo la sera è uscita un po' liberata, completamente, completamente diversa. Sì, sì, completamente. Perché proprio ha tagliato qua dentro, ha tagliato, è entrata lì e poi ha devastato un capannone che ora vedrai, è arrivata all'angolino, che la fortuna che non ha preso lo stabile, non ha preso nelle esterne, ma lo stabile esternamente era crivellato di colpi, è entrata in un'aula un tronco così alto che se c'erano i ragazzini. Poi immaginare che è entrato quel tronco, sono state oltre 110 vetrate della scuola, 110 completamente divelte, più porte, le tettoie di questo diciamo capannone accanto sono finite dietro la scuola, sul tetto e dietro la scuola. No, bisognava vedere, la mattina mi hanno chiamato, infatti sono senza sì. Cioè, posso essere sincero, sì, anche da noi lo spaccio, forse ci sarà occasione per un passato che lo faccio vedere. Era spartamento, io ho visto queste scene, dove sono stati in Somalia, dove sono stato ecco, io quelle scene le ho viste dopo azione di guerra, ovviamente la stessa, perché si immagina che noi avevamo 25.000 segole, non esistono più, le abbiamo totalmente distrutte, quante le tre capannoni sono state usate come proiettili dalla furia del tornado. È stata una scena che è incredibile. Io avevo una strada che poi se capiterà, se riusciamo a vederlo, lo potrò vedere, interna piena di tegole rosse, non si cambia, tutte le tegole sono devastate. All'interno industriali pieni di roba, sollevati, rovesciati, portati, li abbiamo ritrovati al centro della sala. Questo dà l'idea di come era il quello che abbiamo visto. Alla fine è andata bene. L'ispirazione che abbiamo fatto questo io mezz'ora dopo arrivavo a treno da Roma con i ragazzi che rientravano dall'uscita, c'erano 150 sotto il treno. Ma tu sei stato un miracolo, però ecco, la cosa bella è che il mattino dopo ci siamo subito messi in moto, siamo venuti a liberare il Donna, no? La sera che è venuto lì vicino. No, noi siamo stati stranamente, perché Fernando è morto proprio davanti alla parrocchia e il tornado andava proprio verso di noi. Lì in chiesa c'era una messa, c'erano delle persone che stavano lavorando, è caduto anche un albero, ha sfiorato una casa, un'abitazione della parrocchia dove c'erano delle persone a lavorare. È tutto racconto così, è un racconto di situazioni estreme, e per un attimo soltanto, è solo Fernando, poverino. Quindi nella mia visione è un sacrificio il suo, è la mia propria. I lavori sono durati proprio finiti, sono finiti qualche giorno fa. Noi per 7 giorni siamo riusciti ad aprire la scuola con orario ridotto e doppi turni, quindi tutti i bambini sono comunque tornati a scuola qui, e facendo però mattina e pomeriggio, perché alcune aree l'abbiamo dovuto proprio chiudere e tutta l'area esterna ovviamente era chiusa. Dopo un mese dall'evento abbiamo riaperto tutta la scuola, invece abbiamo riaperto tutta la scuola, compresa la mensa, perché pure quella era...
Buongiorno. Sono stati parte attivissima sin dal primo giorno. Grazie. Prego, le faccio strada. Male. Sarà un messaggio. Grazie. Un forte vento. Io e mia madre stavamo buttando la spazzatura quando a un certo punto abbiamo visto i nostri vasi volare. Mamma mi ha stretto la mano e mi ha urlato di correre a casa. Ho disubbidito, volevo capire quello che stava succedendo. Era un'enorme tromba d'aria che stava portando via cancelli, detriti. È successo tutto in così poco tempo. I danni erano veramente tanti. Una persona morì a causa di quel brutto, anzi bruttissimo vento. Dopo 2-3 giorni, io e il mio compagno siamo andati a scuola per vedere cos'era rimasto. Era tutto chiuso e quel poco che vedevamo erano camion che trasportavano alberi. Dopo un mesetto dal terribile evento, ritornammo a scuola. La maestra ci disse di mettere in ordine perché sarebbe entrata un'altra classe. Fu tutto molto brutto, orribile. Quando ho visto un forte vento, il cielo aveva dei colori strani. I secchi della spazzatura si aprivano e chiudevano in continuazione. Io pensavo che non era niente e che poi sarebbe passato tutto, ma il tempo peggiorava sempre di più.
Uscendo fuori, ho visto gli alberi della caserma che in pochi secondi non c'erano più. Erano quasi tutti a terra. E allora a quel punto ho iniziato ad avere veramente tanta paura. Se quel vento forte avesse sradicato le radici dei pini, allora avrebbe portato via anche la mia casa. Ma per fortuna il vento ha smesso di soffiare forte e ho tirato un sospiro di sollievo. Un'ora dopo mi avevano avvertita che c'era stata una tromba d'aria e che aveva distrutto la mia scuola. Mi sono sentita veramente a pezzi, è come se qualcuno mi avesse tolto la parte più importante che ho. Nella nostra scuola trascorriamo molto tempo e sapere che per un po' di tempo non avremmo più potuto andarci è stato brutto. Dopo una settimana ci sono stati doppi turni ed è stato veramente un periodo che mi ha stravolta. Ma se oggi sono qua e ho superato tutto questo, che tutto quello che è successo, e posso raccontarlo, è un miracolo. La paura è rimasta, ma soprattutto il dolore per le persone che hanno perso una casa e la vita. Il 6 novembre 2016 il cielo era arancione e viola. Cominciai a preoccuparmi e andai subito da mia sorella, anche lei era molto turbata. All'improvviso il cielo era diventato scuro ed era pieno di cose che volavano. Era una tromba d'aria. Ero molto spaventato perché pensavo che da un momento all'altro succedeva qualcosa. Per fortuna era domenica, ma è morta una persona anziana e mi è dispiaciuto molto. Poi ha disboscato tutto il villaggio, anche la nostra scuola era un po' distrutta, quindi siamo rimasti a casa per un po', e per un po' di tempo, ma poi facendo dei turni siamo riusciti a rientrare. Comunque un po' di paura e tristezza è rimasta, perché se quel brutto giorno fossimo stati a scuola, ora forse non saremmo qui a leggere le nostre emozioni. Il 6 novembre 2016 ci fu un fenomeno naturale sorprendente. Una sera di autunno il cielo cambiò colore e gli alberi, uno dopo l'altro, caddero a terra. In quel momento mi sentivo confusa, ma anche molto spaventata, perché la causa era una tromba d'aria. Era scioccante per me vedere che di fronte alla mia casa era tutto distrutto. Ma la mia preoccupazione più grande è stata le persone. Se qualcuno si era fatto male, se qualche casa era distrutta, per fortuna non era crollato tutto, ma una cosa era distrutta e è morta una persona che conoscevamo. Sono rimasta immobile dalla notizia. Per qualche giorno non potevo neanche uscire di casa perché la via e le strade erano bloccate e le mura erano crollate. Qualche tempo dopo sono uscita di casa per andare a scuola e ho visto le strade, le mura della caserma. Ero scioccata, ma la cosa che mi ha fatto stare veramente male è stato quando ho visto la scuola devastata. Quel momento lo ricordo benissimo. Non ero più me, mi sono sentita un'adulta. In quel momento non riuscivo a ridere, scherzare, sorridere, giocare come devono fare i bambini. E stavo soffrendo e solo dopo l'accaduto mi sono resa conto del rischio che avevo corso. È stata un'esperienza bruttissima, angosciante, ma soprattutto scioccante. Non avrei mai potuto immaginare che la mia scuola potesse essere devastata da una tromba d'aria, perché la scuola è il posto in cui passo la maggior parte della mia giornata. Sono stata fortunata perché sono ancora qui a raccontare l'accaduto. Il pomeriggio di domenica 6 novembre mi sembrava un giorno tranquillo come tanti altri. Io e mia sorella eravamo in cucina e mamma ci stava preparando la merenda. All'improvviso abbiamo sentito un rumore strano. Le finestre hanno iniziato a vibrare. Abbiamo pensato al terremoto, ma mettendo le mani sul tavolo abbiamo sentito che non si muoveva. Guardando fuori dalla finestra abbiamo visto un enorme nuvolone nero che si dirigeva a velocità su persone verso di noi. Tremori, un forte sibilo, tonfi sordi, il fischio agghiacciante del vento. Tutto salta, tutto vola via. Sono terrorizzato, è forse il terremoto? Le braccia di mia madre mi accolgono e mi proteggono. Il giorno dopo sono uscito per vedere cosa fosse successo. Sembrava di essere in una città bombardata.
Case senza tetto, tutti gli alberi battuti e sradicati, montagne di macerie ovunque si posasse lo sguardo. Non mi era mai capitato di vedere niente di simile. Poi il colpo più forte. La scuola non era più la stessa. Non c'erano più cancelli, non c'erano più ringhiere, né finestre né vetri. Non c'era più la strada, solamente cumuli e cumuli di detriti trasportati dal vento. La scuola è stata chiusa per diverse settimane. Visto che le aule non erano accessibili, gli alunni sono stati costretti ad effettuare dei turni. Le ore comprendevano solo due materie, matematica e italiano. I bambini e gli insegnanti, dopo un periodo di confusione, si sono adeguati alla nuova situazione. Certo, a noi bambini mancavano i giochi in giardino e la mensa. I genitori, poi, si sono trovati in grande difficoltà, non sapendo come organizzare le loro giornate lavorative con i figli in casa. Per fortuna, il disagio per tutti è durato solo un mese. E dopo che sono stati riparati i danni, tutto è tornato alla normalità. Cara Sindaco, benvenuta intanto, benvenuta. Abbiamo voluto accoglierla con i piccolissimi dell'infanzia, poi le hanno voluto leggere i loro pensieri i ragazzi di quinta elementare. Prima di dare di nuovo la parola ai piccolissimi, le devo far leggere una cosa da un ragazzo un po' più grande che però ha fatto qui le scuole e adesso è nell'altro plesso di Borgo che fa sempre parte del nostro comprensivo. Prego. Buongiorno, sono Mirko Taverna, sono stato un alunno di questa scuola e ora sono uno studente del plesso di Borgo. Leggerò una lettera a nome di tutti i miei compagni. Gentilissima Raggi, siamo i ragazzi dell'Istituto Comprensivo Enzo Biagi del plesso di Cesano a Borgo e le scriviamo per comunicarle un nostro problema. Nella nostra scuola non c'è una palestra, per questo noi facciamo ginnastica all'aperto nel cortile scolastico, pieno di pericoli dovuti ai tombini, all'asfalto disconnesso e alla presenza di muretti con spigoli vivi. Malgrado questo, ci stiamo sacrificando e stiamo dimostrando a tutti di non fermarci davanti ai soliti ostacoli burocratici. Abbiamo fatto lezioni di educazione fisica anche sotto le intemperie, dando alle istituzioni un grande esempio di volontà. Volontà di voler fare, volontà di volerci divertire, volontà di voler cambiare le cose con lo spirito che vive nei giovani. Siamo arrabbiati e stufi di non essere considerati. Non vogliamo rinunciare a qualcosa che dovrebbe essere un nostro diritto. Vogliamo solo svolgere la nostra meravigliosa materia in un ambiente idoneo e lontano dai pericoli. La ringraziamo per averci dato ascolto, gli alunni del plesso di Borgo. Adesso do la parola alla direttrice della Scuola dell'Infanzia Comunale. Buongiorno. Allora, noi abbiamo un materiale ingombrante perché questo vento l'abbiamo elaborato con gli strumenti che ci sono propri, per cui dal corpo alle elaborazioni grafiche anche questo fa parte del pacchetto e ragazzi glielo dobbiamo regalare alla sindaca il nostro vento. Ecco, tutto qua. Ecco, credo che sia, diciamo, visibile anche da questi pochi momenti lo spirito di collaborazione e di unione che c'è stata in questa scuola in occasione della tromba d'aria. Tutte le componenti della comunità scolastica e della città di Cesano, del quartiere di Cesano, hanno lavorato perché tutto fosse ricostruito presto e perché i bambini potessero tornare presto a scuola a fare la loro attività didattica. Sappiamo che la scuola è praticamente il primo mezzo, diciamo, di contatto con le istituzioni e con lo Stato per questi bambini, quindi dare loro la possibilità di svolgere le loro attività didattiche costituisce sicuramente uno strumento per farli diventare prima e meglio consapevoli di se stessi e del mondo in cui vivranno. Voglio ringraziare naturalmente tutti quelli che hanno fatto sì che questo fosse possibile, i cittadini di Cesano, le forze dell'ordine, i miei collaboratori scolastici e docenti, tutti quelli che a vario titolo, l'ente locale naturalmente, tutti quelli che a vario titolo hanno contribuito affinché la scuola fosse rimessa nelle condizioni di essere un luogo accogliente e
importante per la crescita di questi bambini. Non so, adesso forse il presidente del municipio vuole intervenire e poi diamo la parola alla nostra sindaca. Grazie. Allora, devo dire, io solitamente non lo sono, ma oggi sono particolarmente emozionato, perché rivenire qui dopo quasi 5 mesi e ricordare quello che abbiamo passato tutti, non lo so, all'epoca non ho pianto, oggi mi viene da piangere, perché devo dire è stato un evento in cui, totalmente inaspettato, io me lo ricordo perché mi ha chiamato Domenico Corrao dicendo di correre a Cesano, che c'era una tragedia in atto. A seguire mi ha chiamato Daniele Torquati dicendomi la stessa identica cosa, e sono arrivato qua facendo via di Baccanello e dicevo vabbè, ma in fin dei conti è pulita via di Baccanello, e a 200 metri da via della stazione di prima porta iniziavano i primi segni della stazione Cesana, scusate, gli abiti a prima porta miei. Ho iniziato a vedere i primi segni fino ad arrivare a quello che non credevamo nessuno di noi, alla devastazione. Ma la cosa che mi ha colpito è che è il motivo per cui veramente noi chiedevamo, e la sindaca la ringrazio ancora di essere qua, perché quello che è successo a Cesano è un miracolo, nemmeno un piccolo miracolo, perché non c'è stato un momento in cui la cittadinanza ha pianto senza fare. Subito ci si è alzate le mani, sin dalla sera stessa, tutti, e quando dico tutti, si sono svestiti dei loro panni, si sono messi la tuta e hanno lavorato per fare in modo che Cesano riprendesse vita. E ci siamo visti praticamente tutti i giorni e abbiamo tutti quanti, confrontandoci, discutendo, litigando, in alcuni momenti discutevamo e chi magari da altre parti discuteva moderava, e io ringrazio sempre tutti quelli che hanno lavorato in tal senso, e vi dico che noi abbiamo raggiunto un piccolo miracolo, perché Cesano è rinata da sola, si è costruita da sola con le forze proprie, con l'aiuto di tutti quanti, quando dico tutti dico il municipio, i cittadini, la parte tecnica che è stata qui. In una settimana siamo riusciti ad aprire una scuola che era completamente devastata, in un mese l'abbiamo riaperta tutta, pochi giorni fa siamo riusciti a riaprire tutte le aree esterne, e questo è un miracolo di Cesano e devo dire di Osteria Nuova, perché anche Osteria Nuova ha avuto i suoi danni, come la caserma di fanteria e come l'ANAS. Questo è un momento in cui per me il progetto di Cesano è stato un progetto vincente, perché si è lavorati tutti verso e nessuno contro. Questo è il motivo perché oggi è giusto ricordare quel giorno, perché nella tragedia è stata una vittoria. Grazie. Io se è possibile avevamo preparato con un nostro amico Marco un video per ricordare quel giorno e quello che siamo riusciti a fare. Se è possibile, si vede Marchino perché... Thank you.
to do. Scusate, sono le emozioni. Io volevo chiamare qua per ringraziare tutti i cittadini. Volevo chiamare qua chi, oltre a Don Federico, che
si è alzato le maniche, vieni, è giusto che... Volevo chiamare, ho chiesto a un amico di Cesano di ricordarsi tutti i nomi delle persone che sono venute qui all'Angelini a pulire, a fare in modo che i bambini tornassero a scuola. Lui mi ha detto: ti do un po' di nomi, forse qualcuno me lo scordo, mi scuso io se qualcuno è dimenticato, ma chiamo alcuni nomi per ringraziare tutta Cesano. Mi metto gli occhiali che non ci vedo. E se sono qui spero ci siano. Rachele Strappetti, Marco Di Piazza, Laura Spadoni, Carmine Aurecchia, Ivan Maioli. Se siete qui venite qua vicino, chi è potuto venire? Qualcuno qui. Ecco, lei è stata la signora che ha voluto e gridato: mi raccomando, raggiungete la scuola a piedi. Me lo ricordo quel giorno in aula. Marcello Socchionovo, Claudio Brandini, Daniele Cimarla, Gilberto Mocci, Antonio Grandolini, Riccardo Rocchi, Simona Velluto, Alessandro Rita, Franco Cinquepalli, Roberto Camutto, Ivano Di Francia, Arianna Serra, sono quasi finito, Armando Guarracino, Danilo Ricciutelli, Simone Mannavola, Valentino Bassini e Stefano Flaccomio. Grazie veramente di quello che avete fatto e di quello che continuerete a fare per Cesano e per Osteria Nuova. Ora passo la parola alla sindaca. Sì, ora. Di essere qui oggi perché a circa 4 mesi da un evento molto brutto che ha colpito le vostre case, la vostra scuola, oggi siamo qui per festeggiare una comunità, cioè vuol dire tante persone che si sono messe insieme e che piano piano hanno reagito a questo evento che è capitato, che ve l'avranno detto i vostri genitori, le vostre maestre. Ogni tanto la natura, insomma, è un po' imprevedibile, no? Voi mi avete regalato dei disegni bellissimi del vento che è stato, che ha devastato tutto, eppure tutti insieme una comunità, quindi un gruppo di persone tutte insieme ha saputo reagire. Piano piano ha ripulito la scuola, l'ha risistemata, ha messo le finestre nuove, le strade sono state ripulite. Quindi io sono qui oggi per festeggiare insieme a voi la rinascita della vostra, di questa parte della città, della vostra casa, delle vostre case, della vostra scuola, e vi devo ringraziare perché siete stati bravissimi anche voi a superare tutte queste cose. È stata una cosa grande, quindi grazie anche a voi che avete superato. Ovviamente il pensiero in questo momento va a tutte le persone, non solo che hanno aiutato, ma al maresciallo Fiorese, che è stata la vittima, che si è sacrificata e che è stata colpita in questo evento. E il pensiero si stringe a lui e alla sua famiglia. Veramente. Poi ancora dobbiamo ringraziare dal presidente di municipio che è riuscito insieme a tutti veramente a far emergere questo spirito di comunità e come hai detto, esatto, come ha detto, avete lavorato tutti
per risolvere, nessuno contro, tutti nella stessa direzione. Questo veramente è un ringraziamento che io faccio a tutti. Ringrazio le istituzioni, ringrazio la scuola, la coordinatrice, le maestre, ringrazio l'AMA che si è attivata da subito per rimuovere tutti i detriti, ringrazio l'esercito che ha contribuito, ringrazio i carabinieri, ringrazio tutte le forze, nessuna esclusa, tutte le persone che hanno immediatamente iniziato a lavorare per ritrovare quella normalità che è fondamentale non solo per le persone ma soprattutto per i bimbi. Quella normalità che ci porta oggi a 4 mesi da quell'evento devastante a poter dire qui è ricominciato tutto, va tutto bene. Quindi veramente il mio è un saluto e un ringraziamento a tutti, nessuno escluso, per aver fatto la vostra parte, per averci aiutato e per aver aiutato una comunità a ricominciare a vivere. Grazie. Grazie a tutti. Grazie Virginia, ringrazio ovviamente l'assessore Baldassarre che chiedo di raggiungerci, che anche lei voleva partecipare a questa giornata. E io una nota negativa di quel giorno la devo dire, e so che spero siate contenti. In quel giorno è successa una cosa per cui richiedo che con il tempo Roma si attivi affinché questi comportamenti siano più sanzionabili rispetto all'attuale. Come al solito, in un momento di disastro totale sono rispuntati i soliti beceri e maleducati che hanno approfittato che una città era devastata per sverzare e continuarla a devastare di più. Quello è stato, diciamo, il punto più brutto che purtroppo contraddistingue spesso questi eventi e ha messo in difficoltà tutta la cittadinanza che già non riusciva a camminare, e quello è stato un momento ovviamente per quelle tipologie di persone che io non chiamo nemmeno umane perché non si meritano nemmeno quel segno, di utilizzare una città devastata come un discarica, e quindi se ne hanno approfittato. In questo mando un messaggio, ma lo so che la pensiamo in tal senso, che siano previste diciamo delle opportune sanzioni e controlli per chi non rispetta nemmeno di fronte al dolore. E questo lo volevo dire perché ce l'avevo qua da tempo. Io non aggiungo molto, penso questo sia un esempio per tutti noi, no? Siamo qui con bimbi, genitori, insegnanti, forze dell'ordine, rappresentanti dell'amministrazione. Sono un segnale che ci sono dei disastri naturali, ci sono dei disastri che invece compiono gli uomini. E forse il messaggio che date a tutti noi oggi è proprio quello, come giustamente veniva ricordato, che lavorare insieme e lavorare per e non lavorare contro è l'unico modo in cui possiamo farcela. Grazie. Io ringrazio la sindaca veramente per essere stata qua, viste il tema di una lettera di un bambino, e so bene quali sono le problematiche di questa scuola, che ce ne ha più di una, soprattutto quella di accesso. E sulla palestra la dirigente sa bene che ci stiamo lavorando in maniera intensamente silenziosa. La problematica dell'accesso a questa scuola, con la sindaca abbiamo fatto apposta la strada a piedi per fargli capire, e vi ho detto, cari Moana, quanto è complesso arrivare qua, quanto si proverà ad aumentare la facilitazione con mezzi magari anche pubblici per raggiungere la scuola, inserendola in un contesto di sicurezza che questa scuola, di cui la scuola ha bisogno, e presto, con tra virgolette il presto, le tempistiche complesse per riuscire a creare un nuovo accesso a questa scuola è uno degli obiettivi che noi abbiamo. Io solitamente tempi non ne dico se non ne ho certezza,
però sicuramente è uno degli obiettivi principali per questa scuola, perché non è possibile che 500 studenti la raggiungano per una via un po' complessa e poco in sicurezza. Questa è la promessa che io vi faccio. Pronta la sindaca, l'assessore. Grazie, noi vi salutiamo, salutiamo la sindaca, salutiamo l'assessore, ringraziamo generalmente a tutti quanti, tutti veramente. Grazie veramente di cuore. Fuori con un lancio e palloncino, ok.